Un insegnamento tradizionale o iniziatico è quasi sempre simbolico, anche figurato e analogico. Perché? Per due motivi fondamentali. Perché mediante il simbolo o l'analogia cerca di evocare nel discepolo la verità simbolizzata, dal momento che la verità iniziatica non è diretta alla mente analitica, ma al cuore del discepolo. Perché inoltre il simbolo e l'analogia escono fuori dal tempo e dallo spazio. Quando ci esprimiamo con la formula «il sole è il Dio vivente universale», ciò fa comprendere che questo simbolo non solo è valido per noi e per coloro che vivevano ai tempi del sovrano egizio Akhenaton, ma che il sole è un potente simbolo che nasconde una verità metafisica.